Bene, concordo col discorso che è già stato fatto su questa assemblea, questa bellissima assemblea, e sulla caratteristica proprio di questa assemblea, sul fatto che oggi le lotte per la salute, le lotte per il territorio si fanno in questo modo, si fanno con la gente, si fanno privando, diciamo, i movimenti di quelle contrapposizioni ideologiche che spesso hanno condizionato i risultati. Io credo che sia questo l'obiettivo, e in questo modo si può ancora fermare la TAV. Poi è stato fatto un accenno ai sindaci. I sindaci verranno. Beh, io invece ora faccio un appello ai sindaci. Non so se ce ne sono qua dentro, ma qualche amministratore ci sarà. Purtroppo per molto tempo, forse in malafede, perché tutti sanno che questa è un'opera inutile, un'opera dove si lucra, lo sanno persino coloro che vengono a raccontartela, è clamoroso, e quindi lo sanno i vari politici e gli scagnozzi dei politici. Gli amministratori spesso sono in difficoltà perché qualcuno più in alto gli racconta delle balle clamorose, ma io sono convinto che alcuni sindaci dei nostri territori sono convinti come noi che quest'opera non serva a niente, e così anche alcuni amministratori. Allora noi dobbiamo chiedere a questi sindaci che facciano delle delibere dove dicono no al terzo valico. Non sono delibere inutili, sono estremamente importanti, perché assieme al movimento di popolo fanno capire che l'aria è cambiata anche qui. Poi i sindaci devono fare i sindaci. Io non voglio il sindaco che faccia l'assaltatore, ok, deve fare il sindaco. E qui ci sono altri due livelli, perché guardate che l'opera non è così facile farla. Claudio l'ha già detto, basta andare nei meandri del progetto. Ce ne sono 100 ragioni per fermarlo, come sindaco, facendo il sindaco. In più c'è il discorso delle prescrizioni. L'altro giorno a Voltaggio, i tre sindaci della Vallerme, Voltaggio, Carrosi e Fraconalto, hanno fatto un elenco di prescrizioni. Sembrano sciocchezze, non è così. Qualcuno lo sa, in un'altra lotta, proprio in base alle prescrizioni della regione, un'opera non è stata fatta. È stata rallentata, è stata fermata fin tanto che una sentenza ci ha dato ragione. Bene, quella lista di prescrizioni che noi abbiamo sentito l'altra sera a Voltaggio, con una mediazione, perché qualche sindaco è sempre più pauroso degli altri per forme ataviche, no, di sudditanza verso i centri, quelle prescrizioni bastano per fermare l'opera, perché sono prescrizioni che quelli non rispetteranno mai. Bisogna avere questa convinzione, noi l'abbiamo vista a Voltaggio, è venuta gente a spiegarci delle cose, i capi, che non conoscevano, ma è questo il modo di procedere. Quindi io chiedo, lo ridico, se ci sono degli amministratori, noi lo faremo, credo, chiedendo incontri con loro, che si assumano questa responsabilità, che è quella minima che possono assumersi, quello di fare degli ordini del giorno contro la TAV e di entrare nei meandri del progetto e indicare delle prescrizioni, perché tutto questo contribuirà a fermare un'opera che da troppo tempo qualcuno dà per scontato.